tempi dell'EAS. Il passaggio dall'EAS, che era un ente regionale, ad una gestione privata dei servizi, è stato gestito, io direi, alla siciliana maniera. In che senso? In quegli anni in Italia vigeva una legge, la cosiddetta legge Galli, che era una legge che prevedeva il cosiddetto ciclo integrato delle acque, ossia la gestione integrale dell'acqua potabile, quindi non solo dell'acqua potabile, dalla fonte attraverso le reti idriche ai cittadini e successivamente il recupero e il riutilizzo delle acque reflue. Questo ovviamente prevedeva che si realizzassero degli ambiti territoriali cosiddetti ottimali. La Regione ha fatto esattamente il contrario, perché ha previsto un soggetto terzo, che si chiama e che tutt'oggi è vigente, è una società mista pubblico-privata a maggioranza di quote della Regione Siciliana, che si chiama Siciliacqua, che provvede alla produzione e alla vendita di acqua. Ha realizzato 9 ambiti territoriali, quante sono le province, ciascun ambito corrisponde ai confini delle province della Regione Siciliana e comprenderete come sono disomogenei. Per esempio l'ambito territoriale di Caltanissetta non ha fonti idriche, che sono tutte nella provincia di Palermo, nella provincia di Enna, nella provincia di Agrigento, al più a Caltanissetta rimane il dissalatore di Gela che mi risulta che non funziona. Tutto questo fu fatto in autonomia dalla Regione Siciliana in barba ai comuni, che non erano d'accordo a questa nuova gestione e organizzazione del servizio idrico. E siccome i comuni non erano d'accordo a quel tempo, la Regione Siciliana provvide a commissariare tutti i comuni della Sicilia e tutti i consigli comunali. I commissari che si sono sostituiti nelle competenze dei sindaci e dei consigli comunali hanno approvato con deliberazione, che avrebbero dovuto fare i consigli comunali, l'atto costitutivo e lo statuto dei nascenti ATO. Per cui, una volta che si è consumato questo passaggio, i comuni erano obbligati quindi a dare inizio al processo. Così si è costituito l'ATO, che per legge è presieduto dal presidente della provincia ed è composto, nel caso della provincia di Caltanissetta, dai 22 comuni della provincia. Il comune di Caltanissetta quindi è socio dell'ATO, è componente del consiglio di amministrazione, ma non ha neanche la maggioranza relativa, in quanto il comune principale per numero di abitanti è il comune di Gela. Questo è l'inizio, ovviamente. E perché la Regione ha avuto questa velocità, questa premura di agire? Perché l'Unione Europea aveva stanziato dei fondi, una sorta di premialità, che dovevano servire per realizzare infrastrutture, che dovevano servire per migliorare il servizio, che dovevano servire per calmierare il costo di questo servizio. E ovviamente se non si procedeva entro determinati termini, tutti questi fondi europei sarebbero andati perduti. La Regione quindi ha deciso di velocizzare le procedure, come dicevo prima. Una volta che si sono costituiti gli ATO, dovevano provvedere all'affidamento della gestione del servizio, ovviamente a soggetto abilitato. Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, l'ATO, quindi l'Assemblea dei Comuni presieduta dal Presidente della provincia, affidò l'incarico a una società della Regione Siciliana di redigere un piano economico-finanziario. Questo piano economico-finanziario fu redatto e ciò che ne veniva fuori era che una gestione lunga, medio-lunga, quindi da 20 ai 30 anni, avrebbe consentito al nuovo gestore di poter utilizzare i fondi europei immediati alla Regione Siciliana per la realizzazione delle infrastrutture che avrebbero consentito al regime l'ottimizzazione del servizio. Per cui così decise l'ATO e si fece una gara d'appalto. La gara d'appalto, la commissione di gara era presieduta dal magistrato Piero Luigi Vigna, che era stato fino a poche settimane prima il presidente della Direzione Nazionale Antimafia, questo al fine di tentare di evitare ogni rischio di infiltrazioni mafiose o comunque di procedure non regolari, e la gara venne aggiudicata ad una società internazionale, cui capofila è una società spagnola,
presentò alla commissione di gara l'offerta migliore e i requisiti in materia di esperienza, di competenza, di gestione di questo servizio in altre parti del mondo migliori di altri soggetti. I comuni a quel punto dovevano presentare i cosiddetti piani d'ambito e il comune di Caltanissetta presentò una serie di opere che dovevano essere realizzate proprio con i fondi europei. Ne faccio l'esempio di un'opera che era importante, la condotta che avrebbe consentito alle contrade ciclabili, per esempio, alla contrada ciclabile di avere il servizio idrico, così come una serie di interventi realizzati in città. C'era una criticità, per esempio, in via Aldo Moro, c'era una criticità per quote di livello in viale Amedeo. Il comune di Caltanissetta fece questa parte. Ovviamente per quello che riguarda la mia esperienza finì tutto nel 2009 e fino a quel punto, con tutte le riserve che avevamo, perché lo ripeto, siamo stati obbligati a fare questa scelta perché commissariati dalla regione siciliana, fino al 2009 ci siamo battuti affinché il servizio funzionasse meglio e questo in parte è accaduto. E le tariffe fossero compatibili col tipo di servizio offerto, cosa che oggi non accade, e di questo se ne lamentano giustamente i cittadini. E l'altra cosa grave che mi sento qui di denunciare è che non sono state realizzate le opere che i comuni avevano chiesto e che nel piano d'ambito erano state inserite. Ovviamente qualcuno dice che le opere non sono state realizzate perché non sono arrivati per tempo i fondi dell'Unione Europea. Ma bisogna anche dire che l'Unione Europea non eroga fondi direttamente ai soggetti territoriali, li eroga per tramite della mediazione della Regione Sicilia. È lì il problema, a mio avviso, di un servizio che funziona forse un po' meglio del passato, ma certamente peggio che in qualunque altra parte d'Italia, risulta più costoso, a mio avviso andrebbe assolutamente modificato, adeguato. Il mio auspicio personale è che si possa tornare, non so come, obiettivamente, alla gestione pubblica del servizio idrico, ma temo che ciò non si possa realizzare proprio per i vincoli di contratto esistenti tra l'ato idrico della provincia di Caltanissetta e il soggetto gestore.